Io non sento. Eccoci. Eccoci qua. Stasera iniziamo con la descrizione di un libro. Non leggo il passo perché è un po' lungo, però mi piace descrivere questo incipit che fa parte di un libro del 1961, scritto da un autore napoletano. Un libro che si chiama Morte. E la descrizione è la descrizione di una scena. La scena è quella di una spigola e quindi di un contesto sottomarino, dove c'è una grande luce, ci sono colori come quelli che potete vedere dalle immagini, c'è una spigola che si avvicina al protagonista, è una spigola di 10 kg e il protagonista la vede come una grande occasione. È un'occasione importante perché va colta, come vanno colte le grandi occasioni, ma il corpo disobbedisce, la vita che nel momento decisivo ti abbandona, la grande occasione si perde. Questa immagine in qualche modo è una metafora che poi sale lungo le strutture di questo palazzo, il Palazzo Donnanna, ed entra nella stanza del protagonista. Ed è una metafora di una grande occasione persa anche con una donna, ma in fondo è la metafora della grande occasione del Sud e della grande occasione di Napoli. Ferito a morte è l'uomo del Sud, abbacinato dal potere della grande bellezza dei posti sud, che spesso in qualche modo ci rende inermi e non ci fa cogliere le giuste occasioni. L'autore, naturalmente, l'avrete capito, è Raffaele La Capria, che ha vissuto un rapporto conflittuale con la città, pur sapendola descrivere nella sua anima più profonda, poi se n'è allontanato. Parleremo quindi di Napoli, parleremo di bellezza, parleremo di colori, di luce, come sempre con Grazia Torre, Ciao. ma stasera con due ospiti di eccezione, Cherubino Gardella, che saluto, faccio un brindisi, così Ciao. come lo faccio con Simona Ottieri, che è in Invia. viaggio, come vedete. Invia l'avanzo di un gin tonic. Già dato. Beh. Simona, dove Come? vai? Dicevo a Simona, chiedevo a Simona. Si basta per prendere un succo di No. frutta, credo. Sì, si deve attivare. Simona, devi attivare l'audio. Sì, sta Ecco, attivando l'audio. proprio, Ecco. ok. Allora, dicevo che sto andando a Milano, dove ho degli appuntamenti che ho rimandato il più possibile, ma oramai il tempo era scaduto, quindi mi sono armata di coraggio e niente, sono in treno. Vabbè, Mascheratissima, ma sono in treno. dai. Ci Molto crediamo che bene. sei tu, abbiamo riconosciuto la voce, dai. Hai messo. Cherubino, partiamo da questa immagine di Napoli, da questa descrizione anche verticale di una Napoli che parte dai fondali marini e sale lungo un palazzo storico. E rappresenta poi la teoria che Raffaele La Capria ha sostenuto nel tempo dell'uomo del sud che spesso viene ingannato da una grande bellezza. Tu hai lavorato molto sulla bellezza, hai teorizzato anche una bellezza democratica. Parliamone un po'. Ma guarda, io ho amato molto Ferito a morte e con Simona ne abbiamo parlato tanto. E io Ah, bello. ricordo sempre queste due figure, la figura della spigola che Sì. è in qualche modo la figura di come tu dici, della grande occasione. E la grande occasione non è detto che lui l'abbia persa o che si debba perdere. E non è detto che si debba rimanere legati stabilmente a Napoli per amarla o per non amarla. Napoli è una possibilità, ecco,
Napoli ha, secondo me, sofferto anche molto di questo racconto che di lei è stato sempre fatto usando delle iperboli. Napoli forse ha bisogno anche di una narrazione più piana, diversa, e quindi di una narrazione che la include in una specie di bellezza più, come dire, secondaria, meno primaria, meno assoluta, una bellezza che diventa anche meno un alibi. Quindi Sì. mi piaceva molto questa nuotata a cercare di prendere la spigola. Quando poi lui finisce l'apnea e è costretto a lasciarla andare, sale, respira. È il suo ultimo giorno in cui sta a Napoli, nella sua casa di Palazzo Donna. Il pomeriggio sarebbe partito poi alla volta di Roma, Roma. dove prendeva posto alla Rai e quindi cominciava la sua vita di cronista. Ferito a morte è un libro veramente potente, una grande metafora, però poi c'è anche il rapporto con la donna, con le donne. C'è Carla Certo. Boursier, che è questa Sì. immagine straordinaria, perfetta e, come dire, Che è nostalgica, la quella vera grande occasione che è la poi di vera grande occasione. Carla protagonista. Boursier è la vera grande occasione che in qualche modo ci lega anche a questa città così donna come Napoli, perché è meravigliosa questa condizione. Poi io, paradossalmente, pur conoscendo bene Napoli perché ci sono nato, poi ho vissuto 10 anni della mia vita a Roma, e poi ho girato, sono stato negli Stati Uniti e poi con Simona dopo che sono nate le nostre figlie, un periodo nelle Marche dove ho insegnato progettazione ad Ascoli, Piceno, poi quando sono nate le nostre figlie abbiamo deciso di stabilirci a Napoli e di continuare questo studio di famiglia che era silente da 20 anni praticamente. Da quando i miei genitori si erano occupati solo di insegnamento, avevano lasciato tutto un po' per aria e quindi abbiamo provato a ricostruirlo. Però poi abbiamo subito scoperto che avevamo anche un'altra città, che era una città che ci piaceva molto, che era Milano, su cui dopo che abbiamo vinto il concorso per la metropolitana di Piazzale Loreto, abbiamo deciso di, come dire, di prendere una casa e di eleggerla nostra seconda patria, quindi Napoli-Milano è più facile di Napoli-Roma, io dico sempre, perché Roma è una città meravigliosa, bellissima, ma una città molto distante da Napoli, perché è comunque una capitale per sua struttura ed è una città che ha una tale densità di sostanza artificiale architettonica da paralizzarti da questo punto di vista, veramente da renderti impossibile formulare un linguaggio. Milano no, Milano è una città piccola, tollerante, circolare, dove è facile orientarsi e quindi in qualche modo a Milano abbiamo poi trovato anche abbastanza una dimensione che ci ha permesso di continuare a fare quello che ci piaceva. C'è un'architettura piccola, artigiana, piccola non per dimensioni perché abbiamo fatto anche cose abbastanza grandi, dimensionalmente. Però un'architettura artigiana fatta di pochi allievi, di pochi collaboratori, essenzialmente un'architettura che poi io ho delegato completamente a Simona perché ora non la faccio più. Infatti io sono a Napoli, mi occupo di scrivere, disegnare e fare le cose legate al mio lavoro di professore universitario e Simona è, come dire, più dedicata, anzi completamente dedicata all'attività di architetto, segue i nostri cantieri, segue le nostre cose. Fa i progetti veri, quelli che conosce i prezzi, conosce le cose che io ho dimenticato, Conosce conosce l'elenco prezzi, fa i computi l'elenco metrici, fa prezzi perfetto le da quanto varianti. costano quelle cose che io prima facevo fino al 2003, ero bravissimo, sapevo fare anche le analisi prezzi, tutta sta roba qua, ma ora chiaramente da un po' di tempo che non ho più questa esperienza perché mi sono occupato di altro e quindi le cose un po' le perdi. Mi piace sempre Ci sta. come dire, disegnare e secondo me tra le cose che io disegno e quelle che poi Simona disegna e fa lei, c'è sempre un rapporto simbiotico, per cui io credo che alla fine non, è difficile dire di chi sia una cosa che esce da noi, perché ormai abbiamo un meccanismo, sono 25 anni che lavoriamo Immagino. insieme, anche di più, quindi abbiamo un meccanismo talmente automatico per cui le cose le facciamo, non sappiamo neanche bene Certo. come.
con una certa continuità e via discorrendo. Tornando a Ferito a Morte, Ferito a Morte è fantastico e interessante proprio perché rappresenta questo singolare momento di abbandono e di distanza, per cui tu cominci a prendere distanza dagli affetti, da quello strano tipo di panorama che io amo molto. Io amo molto fare, vedere Napoli dal mare e guardarla in alto. E poi anche tutte queste questioni della bellezza democratica, dei 100.000 balconi, il non lasciarsi soggiogare da tutto quello che in qualche modo, dalla città porosa, da una cosa, anche un po' da una specie di retorica che ha accompagnato Napoli, mi ha fatto in qualche modo concentrare su una serie di aspetti che erano molto belli e molto importanti. Napoli è una città di balconi, Napoli è una città di teatro. Teatro aperto sul mare, una città prospetto, una città da cui continuo a imparare molto ed è a questo grande dono per me, il dono dell'inesauribilità. Cioè ogni volta che da questa piccola finestra nella mia stanza dello studio guardo verso la collina del Vomero o dal mare guardo verso la collina del Vomero, vedo questo teatro con questo piccolo elemento blu che è l'edificio fatto a Via Palizzi da Carlo Cocchia, che è come una specie di macchia azzurra che mi ricorda l'eccezione, no? La forza dell'eccezione. Poi ho comunque una specie di amore furibondo verso tutto quello che è legato alla mia città, sia lo spazio angioino, lo spazio antico, ma lo spazio anche quello in qualche modo maltrattato della speculazione edilizia di Lauro e di tutto quello che ha aiutato molti architetti interessanti napoletani come Cocchia, Giulio De Luca, Stefania Filo Speziale a costruire degli edifici bellissimi per, come dire, dei clienti privati e quindi in qualche modo saturando completamente questo sistema che è costituito da palchi affacciati sul mare e poi da incisioni profonde che sono queste incisioni dei vicoli e di altre cose. Simona ha un'opinione divertente su questa questione Ascoltiamola. della città, No, sarebbe. non lo so, Cherubino. Mi sentite prima di tutto? Sì. Ci sento. Ecco, Cherubino mi tira questi franelli, capito? Questi di Simona, non ho idea, non ho idea che cosa si riferisca, sinceramente. Comunque, sì, l'idea della città e della poesia della città, ne parlavamo l'altro giorno in un altro di questi incontri online, no? Della meraviglia di Napoli, delle sue cavità. Che lavorano insieme pieni e che diciamo, sono sempre stati motivo di grande attenzione, di ispirazione. In questo senso, non so se credo sia questo, mi ha tirato il tranello, Chero, ci sei? Sì, ci sono, no? Dicevo che tu avevi detto sempre questa cosa che a me piaceva molto della questione del giro in barca da Napoli, cioè che Ah, tra. sì. Sì, no, quella, allora, sì, per un'agenda dedicata a Napoli ci intervistarono e ci chiesero quale fosse secondo noi la cosa imperdibile di Napoli. Io suggerii il giro via mare della costa di Napoli, perché secondo me dal mare Napoli si coglie in tutta la sua essenza, si capisce la città ed è uno spettacolo meraviglioso che io ancora oggi, che lo faccio sempre da quando ero piccola. Ci Certo. vado ogni anno, ogni volta che posso, resto sempre incantata. Ed è, secondo me, la cosa veramente imperdibile di Napoli, più di tutti gli altri monumenti, più di qualsiasi altra cosa. Ma in realtà Vero, Napoli è vero. una. Questa cosa mi fa pensare al fatto che Napoli è una città di prospettiva. Paradossalmente uno dei simboli di Napoli, il Vesuvio, non sta a Napoli, ma è una veduta di Napoli, è una prospettiva. Esattamente. Napoli si gode, così questa tua descrizione della Napoli vista da lontano, vista dal mare, che poi è un pregio che hanno solo le città di mare, e mi ha fatto pensare che poi i simboli di Napoli, forse il simbolo più grande di Napoli, che è il Vesuvio, in realtà non è una veduta, è la veduta e il paesaggio di Napoli di fatto in qualche modo entrano in quella narrazione di cui parlava prima Cherubino, che probabilmente andrebbe
come dice lui, non ribaltata, ma in qualche modo rivista. Però è vero pure che la città di Napoli è una città che probabilmente, essendo una città greca, tutto sommato, quindi legata fortemente ai simboli, ai miti, è una città che tende più che altro, e anche questo è un po' un concetto che elabora la Capria in quel libro, più che altro a, diciamo, a bearsi della natura o di mitologie, piuttosto che della storia. E voglio fare un esempio sul quale mi piacerebbe sentire il vostro parere. Anche io ho girato un po' e la cosa che ho notato sostanzialmente, la differenza che si vive tra una città e un'altra è proprio la storia delle comunità, la storia che si è vissuta nei secoli, che quelle comunità hanno tramandato attraverso le famiglie, attraverso anche il dialogo orale che ci può essere in un'abitazione, in una casa. Napoli per esempio, ha vissuto le quattro giornate, le famose quattro giornate di Napoli, è stato un momento storico assolutamente importante, fondamentale, al quale secondo me la città non ha mai dato il peso, non ha mai creato una narrazione su quelle quattro giornate che avrebbe portato con sé sicuramente una caratura civica che secondo me si è persa. Quelle quattro giornate, c'è una piazza, sono vissute così, ma non è un sentire forte napoletano, mentre la città di Napoli si identifica fortemente nei miti, si identifica in Pino Daniele, si identifica in Maradona, si identifica in San Gennaro, si identifica in mitologie alle quali presta veramente la più grossa devozione, ma delle azioni civiche, come quelle per esempio, prendo storiche, no? Quelle della quattro giornate in Napoli sono vissute, ma, come un episodio, quando invece, secondo me, anche in termini, diciamo, di ribellione partigiana, probabilmente si era antesignani a un processo di liberazione che c'è stato in Italia, però a Napoli viene vissuto. Noi il 25 aprile a Napoli come a Ischia, insomma, nel sud ci andiamo a fare la scampagnata. Se sei a Bologna, per dire, in Emilia, è una giornata sacra dove si va in piazza, in qualche modo si va a ricordare quegli episodi e per dare una continuità, un'appartenenza civica, che secondo me è fondamentale. No, io se posso risponderti, Sì. credo questo, che Napoli abbia bisogno molto, perché la stiamo perdendo, di una dimensione liturgica. La liturgia è importante nelle cose, secondo me. Io più passa il tempo, più penso che la liturgia sia un tema importante. 2 settimane fa è mancato un mio amico geniale, ma veramente geniale, che si chiamava Paolo Isotta ed è probabilmente stato il più grande musicologo dell'ultimo tratto del Novecento, dei primi anni 2000. Ebbene, io credo che la liturgia, quindi questa dimensione anche esteriore che riusciamo a dare ai riti, sia importante perché se perdiamo la liturgia ci consegniamo ad un'astrazione che non è moderna, perché è un'astrazione senza figure, senza narrazioni. Quindi in fondo anche le quattro giornate, il film, no? Se vogliamo, anche gli spazi del Vomero, quando io vedo quelle lapidi commoventi che dicono in questa masseria sono state trucidate tante persone. Anche quando penso a una ribellione di un popolo, penso a una ribellione di un popolo fatta tra casali, anche quando penso alle strade che si potevano percorrere allora, se pensiamo che la stessa strada che portava da Palazzo Donnanna fin dal centro della città si inerpicava sopra il Vomero e raggiungeva questi casali dove la rivolta veramente è nata,
sta, come dire, diventando un elemento importante. Io non credo che i napoletani abbiano perso memoria delle 4 giornate. Non credo che i napoletani hanno questo, che evidentemente hanno bisogno di una liturgia, quindi Maradona è imperfetto, nessuno gli chiedeva di essere perfetto. Maradona è un campione di calcio e quindi la sua morte ha segnato 5 miliardi di persone che sono impazzite in qualunque parte del mondo. Quindi simbolicamente era il riscatto dei poveri, Certo. degli emarginati rispetto agli altri. Poi in fondo il fatto che nella vita avesse usato le droghe le usava addirittura a svantaggio della sua prestazione. Non Infatti. a vantaggio, perché se Infatti. non avesse fatto uso di droghe, veramente, come dire, non l'avrebbe fatta vedere a nessuno la Sì. palla. Ancora starebbero cercando la palla dove era nascosta. Infatti. Quindi voglio dire, non è questo. E il tema è che abbiamo cercato noi, io e Simona sicuramente, con la nostra architettura, di costruire qualcosa di estremo e di divisivo. Qualcosa che in qualche modo restituisse una liturgia anche un po' approssimativa e imperfetta. Ma perché non, come dire, io sono stato molto contento di aver appreso che l'Hackathon e Vassal hanno vinto il Pritzker Prize oggi, perché conosco l'Hackathon e Jean-Philippe Vassal e li stimo molto, perché sono architetti che hanno basato sul tema della rimessa in gioco del patrimonio esistente. O comunque di un'estetica dell'imperfetto, hanno basato la loro sostanziale liturgia architettonica, la loro sostanziale rivoluzione. Purtroppo oggi il ruolo degli architetti è composto da una serie di figure di successo che sembrano più dei businessman che degli architetti. Cioè gente che misura il loro ruolo dal numero di persone che hanno in studio, dal numero di committenti e poi hanno riempito il mondo di cose modeste e che, come dire, non sono degne di essere ricordate. Ecco, quindi c'è da fare anche un ragionamento su quanto queste possibilità che noi non diamo più alla liturgia autoriale, ma che in qualche modo diamo a un'architettura annacquatissima, sicura, tranquillizzante, senza rischi, fatta di un buon gusto che non è profondo, che rinuncia, che non voglia di prendersi delle responsabilità. Questo è triste. Passo gran parte del mio tempo con i miei studenti a provare a insegnargli a rischiare, perché rischiare vuol dire trovare se stessi, trovare la propria autobiografia, vuol dire cercarla perlomeno, cercare di dire ce l'ho un'autobiografia. Sono napoletano, cosa vuol dire essere napoletano? Ho viaggiato, non ho viaggiato, sono ricco, sono povero, vengo da una condizione, vengo da un'altra. Io devo trasformare quello che ho visto, quello che è rimasto nella mia retina, quindi devo conoscere le regole per fare questa trasformazione. Quindi l'architettura la devo studiare, perché se non la so, non posso dimenticarle queste regole. Poi a un certo punto le devo dimenticare perché il mondo va velocissimo. E noi abbiamo sviluppato, Simona lo può confermare, una teoria adattativa, no? Che è stata essenzialmente basata sulle possibilità di dire qualcosa a partire da quello che ci chiedevano. Noi non abbiamo mai fatto architettura senza che qualcuno ce la chiedesse. Abbiamo fatto anche molti concorsi che abbiamo vinto e che abbiamo potuto costruire. Penso che abbiamo realizzato più di 150 opere fino adesso, tra interni, esterni, allestimenti e cose di questo genere, in questi 30 anni di attività. Però posso affermare, Simona lo può testimoniare, credo, che abbiamo sempre cercato di fare un'architettura che fosse anche a tratti estrema, ma basata su mezzi molto limitati. Quindi un'architettura che si esprimeva attraverso elementi e mezzi che non avevano una necessità di essere particolarmente dispendiosi. Io dicevo sempre ai miei studenti, la prima cosa che è una sconfitta
per un architetto è perdere un cliente. Perché quando perdi un cliente non puoi dire, come ho sentito dire tante volte, non mi aveva capito, aveva le idee diverse, non è entrato nel mio modo di vedere le cose, vanno educati, vanno fatti. Figuratevi se uno paga qualcuno per essere educato. Ma dovrebbe essere un cretino. Infatti, Uno paga qualcuno assolutamente. perché gli faccia una cosa bella, non perché qualcuno gli rompa le balle e lo educhi. Perché se uno, come dire, deve essere educato, va da uno psicanalista, ma non da uno che deve fargli un progetto. Che dici, Vabbè, però forse Simone? l'educazione è a monte, però, eh? Come? L'educazione dovrebbe essere a monte, cioè dovrebbe essere una maggiore comunicazione dell'architettura, delle cose che riguardano l'architettura, invece di lasciarla. Purtroppo l'architettura sta spesso solo rinchiusa in certi circuiti, l'università, alcuni un po' circuiti un po' d'élite, invece forse l'architettura dovrebbe fare lo sforzo di arrivare a quante più persone possibile per educare, tra virgolette, No, no, anche no, è proprio la disabilità. questo, grazie, scusami, è proprio questo il vero problema, che l'architettura diventa antipatica se è così paternalista, diventa fastidiosa, diventa una cosa che respinge la gente, non l'avvicina. L'architettura è una cosa che fa parte di tutte quelle che noi viviamo tutti i giorni. Se l'architettura si mette su un piedistallo e dice io esco dai circuiti universitari, addetti ai lavori, eccetera, perché la gente deve essere colta. Ma per quale motivo la gente deve essere colta? La gente ha bisogno di provare delle emozioni e tu gliele devi dare partendo assolutamente dal basso, cioè tranquillamente, senza montare in cattedra e No, ma dire assolutamente questo stavo dicendo, infatti. Non... tu devi fare, come dire, il nostro compito credo sia educare degli studenti, ma non dei committenti. I committenti sono liberi di essere ineducati quanto vogliono, perché i committenti sono persone normali. Cioè non, anche tutta questa storia della committenza conta è un po' un pretesto, perché è anche un modo che gli architetti hanno per autoassolversi. La committenza non è colta, ma sei tu che non sei capace di fare una cosa che acchiappa uno. Se tu uno non lo agganci, vuol dire che non lo sai fare l'architetto, che devi fare altra cosa. Dipende da cosa intendiamo per colta, però quello è il discorso. Secondo me sì, sono d'accordo che invece uno deve riuscire ad emozionare tutti, però è comunque... Ma io non conosco persone che non hanno emozioni. È il tipo di emozioni che forse è diverso, perché ci sono persone che si emozionano con determinate cose, determinati stimoli, e altre che invece si emozionano con altri valori, altre immagini. Ma fammi capire meglio, che intendi? Quindi è un errore del committente, cioè la scelta che fa monte. Cioè, a volte può essere il committente che sbagli nella scelta dell'architetto. Può essere. Può essere anche questo, sì. Però Dovrebbe io essere, dice. diciamo, una sintonia tra il committente e l'architetto. Se questa non c'è, non la riesci a produrre in provetta, insomma. Si può cercare appunto di, come dice Chirubino, di andare incontro, di trasformare l'immaginario del committente in qualcosa che uno condivide, perché non è che si può proprio svendersi in questa maniera e fare comunque qualcosa di bello e di buono, ma senza voler troppo forzare la mano, perché sennò tutto si rischia di perdere tutto. No, ma non è soltanto perdere. Io quando uso il termine il microscopio dell'immaginazione, e Simona lo sa, a volte noi abbiamo, anche per rispondere alla opinione di Grazia, noi abbiamo spesso, come dire, delle richieste o delle domande che fanno parte della storia di altre persone, che bisogna rispettare. E quindi rispettare la storia di un altro vuol dire che se questo qui ti dà un intervallo strettissimo entro il quale tu puoi agire e ti dice che il tuo intervallo è stretto, la tua bravura nell'usare quello che io chiamo il microscopio dell'immaginazione, secondo
sta nell'ipnotizzare quell'intervallo stretto 10 centimetri e nel fartelo sembrare largo 1 chilometro. Faccio un Dentro esempio, quell'intervallo faccio un esempio. espressivo tu ti puoi muovere e puoi fare tutto. Cioè non, noi no, non siamo, io credo che mai, come dire, ci sia la possibilità di non fare bellezza. Anche davanti alle persone che sembrano quelle più refrattarie a lasciarsi prendere da un concetto, da un'idea di bellezza, o ne hanno uno molto stereotipato, ne hanno uno in qualche modo che può sembrare prevedibile. Tutte le aspirazioni sono degne di rispetto. Per questo io amo Napoli, Certo. perché Napoli è il posto più plurale del mondo. Fateci un esempio del genere dove vi siete trovati di fronte a una richiesta che vi ha messo proprio alle strette e poi ne siete comunque usciti Ma come sempre, sempre. cioè, non capita mai che uno ti dica fai una. Vabbè, Cioè, quello sì. carta bianca non succede nella Non realtà, vuoi dire esiste, ma poi non saprei neanche fare no? No. niente. Se uno venisse da Però? me e mi dicesse hai carta No, bianca. no, carta bianca, però no, dico quando c'è una richiesta proprio che non ti è Assurda. assurda, No, ce o ne che sono non ti va state. non ti andrebbe di seguire. Non so Vero, ci se sono viene state un impattato. episodio. E raccontare qualcuna, perché Allora, io. mi viene in Dai. mente uno stand che facevamo per il cessaio dell'otite, che doveva essere poco più di un banchetto, e noi lo facevamo diventare un oggetto bellissimo, che poi questo lavoro, diciamo, si è durato 10 anni, perché poi questo imprenditore si appassionò, si innamorò di noi e ci ha poi fatto fare l'impossibile a Montesarchio. E quello doveva essere un piccolo oggetto per una fiera che non era neanche per architetti, era proprio una fiera di settore, se non ricordo male, Cherubino. Sì, E invece assolutamente. facevamo un oggetto che si vedeva ovunque, perché era l'unico oggetto disegnato, pensate, emozionante, Ecco. l'esposizione. Era No, un oggetto era di una design, cosa che. era una cosa che non si sapeva definire. E che fece incrementare sopra Incrementare questo. le loro possibilità di vendita enormemente perché. Da quando fu aperto questo stand, il loro sito ebbe un aumento di contatti e di ordini spaventoso. Per Magari cui, non è un esempio pertinente, però il trasformare un'occasione piccolissima in un oggetto che poi è stato pubblicato, ci ha dato grande soddisfazione, ci ha dato grande visibilità, ci ha fatto guadagnare un cliente importante che appunto è stato nostro cliente per altri 10 anni dopo. anche oltre la vostra Questo immaginazione. Sì. assolutamente sì. E poi ci Però sono stati vari. lui fu molto chiaro, nel senso che arrivò assegnandoci un budget molto stretto, il materiale era il suo, le possibilità erano precise, i giorni di lavorazione dovevano essere rispettati. Cioè, avevi praticamente una gabbia che potremmo definire banalmente vincolistica. Ma che io dico una gabbia di gusti suoi, di bisogni suoi, talmente preponderante e forte che noi ci guardavamo in faccia e dicevamo: ma che gli facciamo a questo? Che voglio dire, come ce la caviamo con questa cosa? Simona, sembri un terrorista che sta fuggendo per il treno. Ma è che ho l'ansia che arriviamo a Milano, io non me ne accorgo, e quindi ogni quindi. tanto guardo di là per vedere Non sei inseguita se dal succede qualcosa. controllore. No, hai pagato il biglietto, hai pagato. Sì. E quindi dicevo che quindi la cosa divertente di questa situazione era che noi a un certo punto dicevamo, ma che facciamo? Alla fine, a un certo punto, parlando un po' di bolle di pesci, sempre ci veniva in mente la capria, la spigola, eccetera, eccetera, ci immaginiamo questa grande parete blu traforata di queste cose che sembrano delle bolle. Ricordo che lei mi diceva, ma se facessimo una cosa che sembra un acquario? E io dissi, proviamo, vediamo come viene. Alla fine, insomma, facemmo sta cosa e piacque tantissimo a lui e poi
Poi mi portò a vedere 2 settimane dopo uno scheletro abbandonato nel centro di Montesarchio e io mi inventai questo palazzo tutto d'oro che poi ha fatto il giro del mondo Il per Golden il Boy. Golden Quello che abbiamo Boy, visto che è prima. stato pubblicato ovunque e che in qualche modo è stata la mia fortuna perché è stato pubblicato su Architettura Viva, su Domus, tutte le più importanti riviste di architettura quando contavano molto. Fatto un sacco di biennali, è stato un po' in qualche modo un architetto Cherubino, ma io ho architettonico. lì siamo in una zona fortemente vincolata. Quindi Sì. la domanda che mi sono posta, ma come abbiamo avuto l'autorizzazione? Ah, semplicissimo. Io sono andato alla Ma no, non soprintendenza. perché, però è un'opera, ecco appunto, siccome No, sappiamo come ragiona nei ti spiego, funzionari della semplicissimo. sovrintendenza, non Ti perché non spiego, l'abbiamo è autorizzato. semplicissimo, è molto semplice, è proprio semplicissimo. Io avevo fatto tagliare i balconi, che era l'unica cosa che si poteva tagliare. Aspetta, Grepino, devi fare un passo indietro un attimo. Sì, dimmi. Era un edificio iniziale, diciamo, una costruzione iniziata e lasciata allo stato di rustico che stava in questa piazza. Quindi la logica era quella di rendere questo ecomostro un edificio e di farlo, poi Grepino l'ha fatto fare d'oro, l'ha fatto, ne ha fatto una specie di nuovo monumento nella piazza di Montecarlo, perché quello è diventato un simbolo importante. Per cui a proposito dei vincoli, esisteva già lo scheletro, che era veramente brutto. Quindi il motivo per cui poi Lo era. scheletro era veramente brutto, ma era costruito con molta intelligenza strutturale. Perché cosa aveva fatto l'ingegnere? Aveva costruito un cornicione molto modanato e piccolo, dove teneva tutto il sistema di chiusura antisismica e di pretensionamento. Poi aveva fatto dei pilastroni 60 per 80 in facciata e lo spazio dentro era completamente libero. Il committente mi disse: ci facciamo 6 appartamenti. E io dissi: va bene, ma che vuole fare? Come lo vuole trattare? Dico, mi faccia fare in questo modo: recuperiamo la cubatura dei balconi e costruiamo delle bugne in facciata che diventano degli spazi dove si possono mettere le scope, i postigli, gli appartamenti, queste cose. Cherubino, Dimmi. scusami, ma mi sono ricordato un'altra cosa che è divertente. Quando il nostro cliente tedesco chiese una villa palladiana, ti ricordi, col Ah, colonnato e era tutto? anche molto bella, però finisco di dire un secondo questa cosa, poi arriviamo alla Villa Palladiana che avete fatto vedere Quella. prima, che è molto Sì. divertente, perché è la seconda villa che ho fatto per il Mandiamo nostro magari, Nicola, mandiamo le immagini così la cliente facciamo immunologo. vedere. Quando abbiamo fatto il Palazzo d'Oro di Golden Boy, cosa succede? Che Altro concetto. praticamente noi andiamo sul cornicione, che non si poteva demolire, lo facciamo diventare una pensilina svigliana. 4-3 metri e mezzo di sporto, tutto Aspetta. in nervo metal. Poi chiudiamo la facciata e per farmelo autorizzare vado alla soprintendenza e dico: lo faccio un giallo oro borbonico. La parola giallo oro Ah, eccolo borbonico lì. è nella richiesta di autorizzazione, io gliel'ho fatto d'oro borbonico, quindi la parola giallo era nella e quindi loro non hanno potuto dire niente. Il cliente era felice. E l'edificio in meno di un anno ha fatto il giro del mondo. Quindi è stato chiesto ovunque. Ancora oggi, paradossalmente, mi chiamano per il Golden Boy. Poi abbiamo fatto questa grande galleria commerciale, questa moschea, questa specie di meschita davanti a sé. Tante cose per lui e tante cose per altri. Io adesso amo molto questa piccola villa fatta con questi elementi di Vicino. queste, sì, queste Andiamo pluviali che dietro, costruiscono. sì. Soffermiamoci Infatti è molto bella. sono i PVC un po' su questa, sì. No, sì, sono i PVC che servono ad aumentare l'inerzia termica perché sì. siamo un Ok. piano terra a Giungano in Cilento in una campagna dove c'è molto umido e quindi chiaramente per quanto tu puoi mettere gli igloo a terra queste case, tra virgolette, di vacanza o di non è che sono sempre abitate. E quindi io ho immaginato di rivestirla completamente all'interno di bianco, di questo materiale ceramico bianco,
tetto ha un plissé dorato dentro e fuori mi divertiva molto questa cosa di dire, vabbè, era tanto tempo che volevo lavorare sul corredo d'ombre della Lesena, della mezza colonna, però sarebbe costata una cifra blu. Per cui ho detto, beh, prendiamo questi tubi arancio di PVC, è una battaglia enorme per far capire all'impresa come attaccarli, perché chiaramente Immagino. non avevano mai vista una cosa simile, perché erano abituati a fare delle case più o meno tradizionali. Però poi la nostra cliente era molto felice, era molto contenta, e quindi la cosa è andata abbastanza bene, Ma tu vuoi velocemente. vedere qualche altra immagine dietro di questa casa? È Sì, questa casa poi molto aveva particolare. questo basamento che è l'unica parte che non ho Infatti, rivestito, eccola che è qui. Bellissima. fatta con questa ceramica di vetri che io ho disegnato apposta. È un disegno fatto apposta da me ed è in blu e in bianco, che secondo me era bello con l'arancio. E poi questa finestra d'angolo. Ecco, questa è una cosa che ho un po' più seguito io come impostazione per l'esterno, e poi chiaramente Simona invece ha fatto tutto l'interno, che adesso, di cui adesso non abbiamo ancora le foto, ma insomma, che è veramente Devo dire che particolare. anche qui mi viene un po' la stessa domanda di prima, però ti faccio un'altra domanda. In alcuni casi ce ne possiamo fregare del paesaggio? Dunque, il paesaggio, questo è un tema importante. Io qui non è che me ne sono fregato del paesaggio, Dai, è la mia, perché chiaramente una provocazione, no, io non è che però. me ne sono fregato del paesaggio, perché se penso che, come dire, architetti che sono dei mostri rispetto a noi, come Mies van der Rohe quando ha fatto la Farnsworth House, questo bellissimo spazio dove siamo stati quando io insegnavo a Chicago, Simona è venuta con me, la conosce benissimo. La Farnsworth House è in un posto meraviglioso dove si appoggia con, come dire, quasi senza fare commercio con quello che c'è attorno a sé. È una teca di vetro staccata, sembra un frammento di un cospetto di un grattacielo bianco che sta disposta in quel modo. Quindi credo che ci siano delle cose, questa anche sta in un contesto dove serviva un punto arancio come il grattacielo blu di Cocchi a Via Palizzi. Cioè, a me, se la mia committente mi chiedeva, voglio una cosa che si veda da Salerno, da Capri, cioè da dovunque. Quindi, voglio dire, c'era anche il bisogno di fare una cosa che fosse anche questa un'icona monumentale per un po'. Quindi, a volte, quando tu fai una cosa che ha una sua quota di come dire, di potenza, lo migliori un paesaggio, ci cominci a parlare, perché la memoria di Giungano non era neanche una memoria che riuscivo a capire, perché in fondo era un posto contadino senza neanche una sua immagine. Le case erano costruite negli anni 60 e 70, Riferimento. 80 in stili stranissimi e diversi. Non è Ma che il io abbia fatto, colore. non è che noi abbiamo fatto una cosa calma e tranquilla, Simo, ti pare? No, comunque dicevo che le Affatto. case e l'intorno sono di quel colore, sono di altri Ah, materiali, sono vedi? dipinte, sono mattone, ma sono di quel colore comunque. Quindi, cioè, mi sentite? Io non vi vedo più. Sì, sentiamo, Simone, sentiamo. Ah, Sentiamo. ok, perché Sentiamo ogni bene. tanto vi perdo. E Sì. appunto dicevo, quindi in effetti dialoga con l'intorno, perché è lo stesso identico colore delle altre case che ci sono nel circondario, anche se è un materiale diverso, perché è plastica. Beh, certo, infatti. Sì, No, no, però chiaramente la mia sentite. era una provocazione, ma era un modo di dire che col paesaggio ci si può rapportare anche in maniera forte, in maniera in contrapposizione, magari. Assolutamente sì, E questo assolutamente sì. lo vedo e vedo spesso nella vostra architettura un elemento, uno degli elementi costanti che è il coraggio, perché fare È un po' una un volontà, boeboi voglio non è dire. che lo fa così, così come anche No. questa architettura, però è chiaro che dietro c'è una maestria, perché poi Ma c'è una capacità. anche C'è una Silvano, anche volontà. quando c'è stata commissionata, dove c'era un forno staccato, si poteva fare il piano casa, c'era una specie di rudere preesistente, Ok. e chiaramente anche lì doveva costare, mi pare, 73.000 euro tutta. Cioè, quindi, come dire, deve costare poco, deve avere un panorama, deve essere coi metà, cioè, quindi, come dire,
sembrava già tutto ogni volta che viene qualcuno da noi, non ci dice questo è il suo Roccolavilla e posso spendere tanto. Vabbè, ma questa è anche un'abilità per saper persuadere il cliente, no? No, noi rispondiamo, come dire, rispondiamo come sappiamo. Il cliente ci dice: voglio il panorama, bene, 5 finestre terra-cielo. Voglio stare calda e fresca, bene, ti metto i pilastri e te li riempio di materiale isolante, ti metto i tubi di PVC e te li riempio di materiale isolante. Voglio non fare troppa manutenzione, bene, te la rivesto tutta come un gabinetto bianco. Se uno somma tutta sta roba, è chiaro che il mestiere dell'architetto è proprio cambiato, perché che gli dici se a quella gli parli, se a uno così gli parli di Vitruvio, ti ride in faccia. E ha ragione, perché non è più così. Perché è cambiato, perché voglio dire, è tutto molto cambiato e dobbiamo essere capaci di trovare altre bellezze. Io quando dico bellezza secondaria, democratica, è perché non sono John Lautner, non sono Wright, non sono uno che lavora sull'assoluto. Lavoro su cose che sono cose possibili. Noi diciamo sempre, è vero Simona, lavoriamo con quello che passa il convento. Non è che Sempre. sempre, cioè se il Poi convento diventa un passa vizio a un certo quello, punto. quello si fa. E quelle rare volte in cui perdiamo un cliente, ci incazziamo moltissimo, spesso litighiamo tra di noi e il cliente, come dire, da questo punto di vista è una sfida perché se lo perdiamo, se non viene da noi, vuol dire che abbiamo sbagliato noi. Io sento un sacco di gente che si autoassolve dicendo: ah, non aveva capito la mia arte, la mia cultura e cos'è. E so, dico, vabbè, beati loro, vuol dire che ne hanno tanti e quindi possono. Noi Simona, Simona, quei pochi che sì. capitano ce li teniamo stretti. Eccomi. Simona, ma quando perdete un cliente di solito di chi è la colpa? Bravo. Ovviamente di Cherubino. Le colpe Nicola, sono puoi sempre usare sue. le immagini di Le Corbusier? Com'è lavorare Devo insieme? fare. Lavorare ed essere poi una coppia? Complicato, però Complicato. diciamo che ormai ci siamo talmente abituati che non saprei che è successo. Ah, non saprei più, non lo so come sarebbe senza, ecco, non l'ho mai provato, quindi. Allora, sarebbe bello potersi confrontare continuamente, perché Sì, il no, fatto quello che sì, è molto è un confronto piacevole, però continuo. è faticoso, però diciamo che mi ha rafforzato molto caratterialmente, perché è una lotta continua, è una lotta continua perché devi avere l'ultima parola sul progetto. Ah, la deve avere Cherubino l'ultima parola. No, 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 io sono diventato un osso molto duro, quindi Ah, ecco. Ah, sempre no, ma che cosa? Io ormai si è formato il carattere. non conto, guardate, io oramai non conto più niente, sono poco più di un assistente. Tra poco mi va a fare le fotocopie, quindi Vabbè, vabbè. Però vediamo. devo confessare che i computi medici non li so fare proprio, eh. No, eh? Zero. Ecco. Non è una cosa mia, No, ci faccio fare. abbiamo qualcuno che è più bravo di noi che li fa, questo sì. Male, Ma guarda, io dico sempre, i computi metrici, i migliori computisti che ho trovato sono i geometri, ancora di più se hanno avuto un'esperienza in qualche impresa. cantiere, Sì, di impresa, sì. Geometri che vengono Sono dalle imprese, sono perfettamente d'accordo. Questo è il guarda, in due meraviglioso minuti fadiglio parlare di dell'esprit nouveau. geografia. Sì, questo è l'esprit nouveau che è stato È stato realizzato a ricostruito Bologna. da Esatto. Giuliano e Glauco Gresleri a Bologna. Grasleri. Sì, Sì, molto bello. partivo molto bello, l'ho visitato l'anno scorso o 2 anni fa, adesso non ricordo. È bello perché poi tra l'altro ti dà una strana sensazione, perché poi di solito queste architetture noi le studiamo sui libri e quindi è come entrare in un romanzo o entrare in un film, no? È veramente una sensazione bellissima. Queste sono proprio foto mie, fatte in circostanza. Ma Bellissimo. ho fatto mandare queste immagini perché tu in qualche modo
hai fatto un'operazione simile, anche se con un piglio e con un approccio completamente diverso. Hai citato Libera nella tua scuola in Senegal, no? Hai previsto il primo progetto di Libera fatto per Malaparte a Capo Masullo, a Capri, l'hai fatto planare da Capo Masullo e hai fatto fare un lungo viaggio nella notte equatoriale facendolo atterrare in Senegal, in un contesto però completamente diverso, mentre l'Espinouvo qui è praticamente un edificio monumento, no? Che non ha una funzione, quindi sta lì, è bellissimo visitarlo e in quanto monumento ci trasmette e ci comunica una serie di cose. Tu invece hai preso il progetto di una villa che deve essere un buon ritiro di una parte, quindi immaginiamo una villa che tra l'altro appunto il suo forte l'aveva proprio nel paesaggio, nelle proiezioni Sì, e nelle perché prospettive, Malaparte no? aveva trattato la casa di Camerini sopra Negombo, che non gli era stata venduta Ischia, e poi nell'estate, Ah, questo non lo sapevo. sì, nella Pasqua del Questo non lo sapevo. 37 va a Capri, dove con la liquidazione che Agnelli aveva dato come direttore della stampa, compra il suolo. Ho fatto un libro che si chiama Le Malaparte Impossibili su Casa Malaparte, che è stato per me un'esperienza bellissima. E vabbè, insomma, adesso al di là di tutto, lo spaesamento, cioè il prendere un oggetto e lo spostarlo, il farlo Sì, perché poi planare sei andato a incastrare. in un suolo stretto e lungo. Tra l'altro, io e Simona ogni Infatti. anno facciamo almeno un pro bono, e questa era un'associazione di benefica che si occupava, credo, con la Chiesa di dare una scuola nobilissima per fare il pane. Insegnavano a fare il Bello. pane, una scuola di panificazione che poi, diciamo, doveva costare soltanto 30.000 dollari. Quindi abbiamo fatto un'operazione in cui, come dire, ecco, io mi sono divertito molto perché si vede nettamente quando hai 30.000 dollari qual è la differenza tra ciò che è utile e ciò che è necessario. Lì puoi fare solo il necessario, neanche l'utile, necessario. Quindi spingemmo Quindi è stata tantissimo un'esperienza sul corridoio, forte. spingemmo tantissimo sulla parte davanti. Non abbiamo bucato il solaio per fare una scala interna, ma li abbiamo fatti entrare da dietro, dal patio, con una scala di ferro. Nicola, proviamo a vedere le immagini di Gambardella. Forse ce l'abbiamo qualche. Sì. Interessante vederla. Come ti è venuta questa ispirazione? O vi è venuta? Adesso non so a chi è venuta. No, no, questa è una cosa che ho fatto soltanto io con i miei studenti, Ok. perché avevo tre ragazzi con cui ho lavorato, e che mi avevano chiesto, Marco Pignetti e altri due, che mi avevano chiesto: ma Cherubino, facciamo una cosa per questa associazione, inventati una cosa, perché loro non se la sentivano di fare una cosa che costasse così poco, avevano paura di sbagliare. Ho detto: guardate, ragazzi, andiamo sicuri, facciamo questa scuola, facciamo quel viola No, particolare. non c'è. Se non ce l'avete, ve la posso trovare, non so in che modo si può condividere. Un attimo solo. Voi, cosa sbaglio c'era? No, aspettate, vediamo Non mi si vede dalle viste. se mi abilitate la condivisione dello schermo, io ci vado. Facciamo così, che Rubino racconta, me la procuro io e gliela passo. Ecco, la Ma scuola di Kelsey-Urmer è stata pubblicata. Se tu la trovi su un Domus che si chiama Poverty, sulla povertà, ed è tutt'altro che povera, ed è secondo me concepita attraverso un lavoro molto sofisticato, perché noi abbiamo lavorato col craquelé di materiali a terra. E poi gli spazi interni sono potenti, perché c'è il corridoio che è lo stesso della Malaparte. Vedo che Simone è arrivata e sta per
No, per vabbè, lasciarci. ho le cuffie. Ho le Benissimo. cuffie. E allora dicevo quindi che abbiamo lavorato su questa cosa sofisticata di prendere questo corridoio e distribuire tutto a destra. Quindi tutti gli ambienti sono a destra e sul corridoio si aprono delle finestre. Le uniche due porte che ci potevamo permettere erano quelle dei bagni. E quelle le abbiamo fatte, perché chiaramente i bagni senza porte non si potevano fare. Tutto il resto non ha porte perché costavano troppo. E gli infissi ne abbiamo potuti comprare sei. E il prospetto è venuto fuori da questi sei infissi, montati sotto e sopra. La scala è costata 4.000 dollari perché è stata fatta in Francia. Non è stato possibile farla con le maestranze locali. Quindi è stata realizzata in Francia e poi portata in nave. Le ringhiere della scuola sono recuperate da una, credo, nave che era abbandonata nel porto di Dakar, quindi smontate e adattate, perché non c'era ferro, costava tanto. E quindi abbiamo fatto questa operazione di recupero. Io sono veramente orgoglioso di questo lavoro, perché guardate, lavorare al... Ecco, altro che, insomma, lì tu devi lavorare in uno spazio infinitesimale, dove la creatività è... Quando mi dicono, insomma, beh, tutto qua, io dico sì, tutto qua, valla a fare con 30.000 dollari. Tutto qua è un cavolo, cioè è impossibile. Quindi... La grande soddisfazione è stato stare in copertina con Alejandro Aravena, con David Chipperfield, con un lavoro che era una cosa minima rispetto a quelle cose che Nicola, te l'ho avevo. inviato. Te l'ho Sì, inviato. perché ogni limitazione è una sfida, quindi. Ma Perdonami, è un'occasione, scusa, è una sfida. noi non lavoriamo mai, come ti ripeto, non è che ogni limitazione è una sfida. Ogni limitazione è un alleato, è un alleato vero, perché la limitazione ti aiuta a sgombrare il campo, eccola qui, a sgombrare. Vedete, io Eccola qui. ho levato l'intonaco perché ho levato la pittura. La scuola non è stata Tinteggiatura. distrutta perché è stata trattata con questo stucco che è pieno di materiale ferroso che gli dà questo colore viola. Che era bellissimo perché ho detto: vabbè, facciamo bianco tutto, due porte blindate, la scala dietro, lasciato questo pozzo di cemento e poi si entra su questi due livelli. Questo è il prospetto corto del retro. Non so se ci sono altre immagini, se si vedono, perché secondo me, insomma, c'ha una sua motivazione. E io credo appunto che le limitazioni siano alleati perché ti aiutano a sgombrare il campo da tutto quello che potresti Rubino, fare. perdonami solo un attimo. Io voglio dire che io mi sento, però adesso devo mettere necessariamente il telefono in busta perché non ho più mani. E quindi vi ascolto Ok. e non mi vedete, ma io E ci puoi sono, parlare. ok? Puoi anche parlare. Penso, ok. Ok, Eccomi. vai. Io continuo a dirvi che quindi è stata veramente un'esperienza fantastica perché non avevo veramente mai lavorato in queste condizioni di assolutamente estreme, durissime. E quindi devo dire che per me provare a fare sempre bellezza è una cosa veramente potente. Quindi ci proviamo, ma sappiamo che è una bellezza secondaria. Guardate, io faccio sempre un paragone che sembrerà assurdo e credo che la chirurgia plastica alcuni concetti come l'utilitaria di lusso, che sembrano delle cose paradossali, abbiano aiutato le persone a raggiungere una diffusione della bellezza. Ora, io sono contro il vorrei ma non posso. Io sono per il vorrei ma non posso. È più giusto che una persona possa con poche migliaia di euro cambiare le proprie fattezze o migliorarle, oppure che una persona possa comprare un'automobile
a un prezzo basso che gli dia dei comfort piuttosto alti, piuttosto che conservare il lusso nelle mani di pochi. Quindi anche se può sembrare un simulacro del lusso, un vorrei ma non posso, una cafonata, e gli snob lo possono tacciare, o molti tacciano la nostra architettura di essere, come dire, volutamente sgrammaticata e sgraziata, e di non essere un'architettura di mainstream, noi ce ne freghiamo altamente, perché pensiamo che sia molto Ma penso che importante. voi volutamente non siete mainstream. Certo. No, non ci interessa perché voglio Volutamente non dire, siete mainstream. anche tutti gli amici architetti che io amo, come i miei amici Riccardo Flores ed Eva Prats, altri come Giancarlo Mazzanti, sono persone che non sono mainstream, ma che riescono a costruire un'architettura che apparentemente non è indigesta, ma che poi è un'architettura dal grande fascino propiziatorio. Ecco, quindi voglio dire, a volte resto un po' sconcertato di fronte all'architettura comune, no? Che noi vediamo e alla sua apparente pulizia e tranquillizzabilità, perché quell'architettura, secondo me, è quell'architettura che ha condannato l'Italia, gli architetti italiani, a una posizione di marginalità. Cioè, gli architetti italiani non hanno più avuto coscienza di sé. Hanno cominciato a capire che dovevano in qualche modo seguire altre culture che gli erano estranee. Cioè, tu non puoi fare l'architettura situazionista o quella olandese se non è legata al tuo DNA. Non puoi fare il minimalista, come dire, se non sei John Pawson. Io ho assistito sconcertato al crollo della bravura di David Chipperfield, che aveva esordito con degli spazi bellissimi, fino a vedergli fare adesso delle cose che sono un po' tutte uguali, molto, molto rassicuranti. Quindi credo che a volte, come dire, l'estremo consenso, la ricerca di un'architettura super tranquillizzante, di un'architettura senza rischi, come dire, privi gli architetti di anche bravi, anche capaci, tale quale Chipperfield è, della possibilità di essere delle personalità determinanti, dei veri maestri. Ecco, questo credo. Posso dire una cosa? Mi sentite? Di Simona. Allora, io sono Sì, appunto appena Simona, arrivata a prego. Milano, no? E qui alla stazione c'è la meraviglia delle meraviglie, che è Pirellone, che è la mia grande passione. Certo, E la cosa che mi giappone. rattrista moltissimo e Eh sulla sì. quale secondo me bisognerebbe realmente riflettere è che Milano, lo sappiamo tutti, continua a crescere, si costruisce, si costruisce. Tutti i nuovi monumenti di Milano, escluso il Bosco Verticale, non sono fatti da italiani. Tutto quello che è fatto dagli italiani è invisibile perché è tutto uguale. Cioè non c'è più nessuna emozione. Cioè se io mi guardo intorno qua in città, una città come Milano che c'ha tanto moderno, vedo mille cose bellissime di Cacciadominioni, di Gio Ponti, ce ne sono tantissime di case bellissime. Oggi, tristemente, i nuovi monumenti di Milano non sono più fatti dagli italiani. E questa è una cosa che, secondo me, sulla quale bisognerebbe molto riflettere per capire dove stiamo andando. Esattamente quello che dico io, cioè bisognerebbe che gli architetti italiani fossero meno preoccupati di raggiungere un successo rassicurante che si misura in numero di impiegati, in numero di commesse, in numero di, ma piuttosto cominciare a riflettere sulla qualità di quello Catturati. che fanno, perché non è possibile che un paese che ha avuto il BBPR, che a Napoli ha avuto Appunto. Michele Capobianco, Nicola Pagliara, Francesco Venezia, sia un paese che non produce più un'architettura da Salvatore Bisogni, che non produce più architettura d'autore, ma produce architetture completamente intercambiabili, cioè cambi l'una, cambi l'altra, come dire, usi dei principi più o meno convenzionali e la cosa finisce lì. Quindi bisognerà fare pure un pensiero su questa assenza di teoria italiana,
manca un pensiero teorico. E io questo pensiero teorico lo faccio arrivare dal basso, da queste affermazioni che sembrano scandalizzanti. Non perdete i clienti, fate attenzione perché apparentemente, come dire, trasformate queste cose. Dove si va? È inutile partire da Vitruvio, da Alberti, quando poi la gente non ha voglia di essere rotta le balle con queste cose. La gente ha voglia di avere un'architettura di qualità, un'architettura italiana potente. Quindi bisognerà fare in modo di provare a ritornare a partire da dati che sono importantissimi. Detto questo, io non mi dimentico di Aldo Rossi e delle sue meravigliose architetture, non mi dimentico della casa. Ecco, costruisco sempre attraverso il montaggio, i disegni, no? Che io faccio, i collage, che sono un'altra cosa, Infatti, un'altra devo mia dire ossessione. che ci vedo molto, molto Rossi nella vostra architettura, soprattutto in alcuni aspetti ironici dell'architettura che erano tipici di Rossi, Noi l'uso del abbiamo colore, sempre seguito questa grande l'uso del... liturgia, rossiana che è fatta di giochi. Di Sì. cose che si spostano da una parte all'altra, di Sì. pezzi urbani, cioè in questo è molto Provocazione. interessante. Guarda, Silvano, io credo che Rossi abbia avuto i suoi migliori allievi non nei rossiani, ma in quelli che ne hanno, Herzog e de Meuron, che sono stati i suoi allievi a Zurigo, sono quelli che hanno capito al meglio la lezione. Perché il problema è essere allievi senza. Anche perché era Rossi. No, il rischio di Rossi è che si rischia di scivolare poi nella banalità, perché l'architettura rossiana non era un'architettura particolarmente, il linguaggio rossiano era un linguaggio essenziale, però essenziale non significa banale, però il rischio che si scivolasse verso la banalità l'abbiamo visto Ma io e poi si è se concretizzato in penso questo. all'isolato di Berlino, l'ultimo da lui fatto, dove Eh praticamente sì. se conto soltanto gli etimi che lui usa per costruire un isolato urbano, devo fare un applauso, sono migliaia di cose diverse montate insieme, di colori, di cose, una specie di Incredibile. oppure il museo di Maastricht, cioè le ultime cose, i Rossi che si libera dai dogmi dell'architettura della città e si lascia andare ai ricordi della sua autobiografia scientifica, è un maestro assoluto per quanto mi riguarda. Il problema è che noi dobbiamo, forse potremmo, cominciare a riparlare di teoria italiana o di Italian theory a partire da questa posizione che io sto cercando di disperatamente di far passare, cioè non possiamo essere condannati a cercare un'eleganza scontata o ad essere mainstream o a brandizzare la complessità di un paese meraviglioso come l'Italia, se no facciamo veramente un gran guaio, non ne usciamo. Concordo. Ci muoviamo Perché con guarda che a per brandizzare sono più bravi ah, i nord europei. sì, ma poi il rischio appunto è quello di muoversi per pattern, per format precostituiti che oggettivamente però Ma non io sono architettura. ricordavo una cosa che ricordavo bene, era quando nei primi anni 2000 io avevo appena vinto la cattedra ad Ascoli Piceno, dicevano tutti quanti lavoravano attraverso questi concept che venivano presi dall'architettura europea e perdevano la potenza del disegno, dell'immagine, della comunicazione, della graduale istruttoria, del rapporto con tutto quello che c'era intorno a noi, non sapevano prendere spunto. Io, per esempio, una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare è un edificio muto come Palazzo Penne, con quella potenza incredibile di quella facciata piccola e tutta quanta trattata in quel modo, cioè
Quindi, ci sono delle cose che se tu ti guardi intorno diventano delle ossessioni. Poi magari nello stretto di un cliente che ti chiede o di un committente che ti chiede una cosa diversa, tu piazzi la tua risposta teorica, ti insinui in quel corridoio corto e arrivi da questa parte. Anche i concorsi adesso sono di architettura, noi ne facciamo meno, li facciamo un po' su inviti perché sono un Buonasera. massacro, sono molto difficili, sono un massacro e quindi si perde tanto Salve. tempo. L'ultimo che abbiamo vinto è stato 2 anni fa per il restauro dell'edificio di Terragni, della casa del fascio di Terragni Alissone che abbiamo appena finito di Allora, costruire, Corso Italia però 45. non riusciamo a... Ah, c'è Simone che dà l'indicazione Ho cercato di sappiamo coprire il precisamente microfono. dove Ho cercato sappiamo di coprire precisamente dove stanno dove sei coloriamo. Dove stasera. trovarmi? Ma non solo, siamo in Ok. tanti a saperlo, perché ci stanno seguendo tanti. Sono Devo dire che avanti su Rubino, questo. il tempo è volato, il tempo è volato, abbiamo anche abbondantemente sfondato, ma è una, ecco, è una deroga che ci prendiamo tranquillamente. Andiamo, di solito noi dovremmo chiudere in un'ora, però Ma è quando... stato molto bello parlare con voi, è molto Mi fa bello ancora. piacere, mi fa piacere. Allora, adesso però chiamo Francesca, la nostra Francesca di DDN Design, che ringraziamo Eccomi, sempre. Eccoci Francesca, a eccomi. te. È vero, siamo andati, siete andati un po' per lunghe, ma è sempre così interessante che secondo me la gente non se ne accorge neanche. Sì, dal Ormai numero dei corriamo presenti sembrerebbe di sistematicamente. no, anzi aumentano, Ma alla credo fine che l'aperitivo non è aumentano. mai l'ora in cui dici, no? Sfora sempre, quindi ci sta. Brava, infatti, infatti. Ascoltate, allora niente, siamo al momento in cui dobbiamo scoprire qual è l'oggetto per il consiglio per la mente che abbiamo portato stasera. Io volevo sapere se Cherubino e Simone hanno portato lo stesso oggetto o sono due diversi. Dunque, il consiglio per la mente. Adesso Allora, mi mettete in difficoltà. dovresti suggerirci un oggetto, okay, un oggetto Un o libro, un pezzo di design, un un libro, film. una musica, insomma, ciò che non è Sì. legato direttamente al tema del design e dell'architettura, ma poi alla fine le contaminazioni, come dico sempre, sono comunque una manna, no? Per qualsiasi lavoro, quindi anche per il nostro. E quindi un suggerimento di Io l'unica cosa che posso fare è un suggerimento da boomer, come dicono le mie figlie, vai. avendo Anche, 54. scusami, Cherubino, io proporrei il tuo microscopio dell'immaginazione. È che non è Non era male. male. Non era male. Oltre il microscopio dell'immaginazione, che è sicuramente è uno strumento che ognuno può costruire a proprio Certo. piacimento, quindi è uno strumento immateriale che uno può fare come vuole, io vorrei raccomandare, cioè mi piacerebbe proprio come cura per l'anima, in questo momento, siccome poi, come dire, mi è capitato di conoscerlo e di chiacchierarci, di riascoltare ad occhi chiusi Psychokiller di David Byrne, detto al Ah, chinese, detto il chinese, perché bellissimo. secondo me è una delle cose più Sì. belle scritte, una delle musiche più belle che siano state prodotte e che a me ha sempre, come dire, dato grande emozione. Byrne è un uomo straordinariamente incredibile perché ha i capelli bianchi come un vecchio e la faccia di un bambino di 20 anni. A me fa impressione, ogni volta che lo vedo mi fa abbastanza Senti, impressione. ma ti E piace anche quest'ultima fase più etnica, che ormai viviamo da qualche decennio di Byrne, ma da guarda, solista? mi interessa moltissimo e devo dire che siccome sono un po' una bestia, io nel senso che non, come ho spiegato, ho i miei preconcetti, preferisco più lui rispetto a Brianino o alla musica, e come dire, avendo passato un anno intero in una Stamberga di Tribeca a New York nel 93, quando ero ragazzo, proprio nel periodo in cui New York era veramente bella e divertente e succedeva di tutto, e Beh, immagino. insomma, voglio dire, mi piace Byrne anche in questa fase, sicuramente non è un cretino, però voglio dire, non, non, è Ti difficile piaceva più la dimenticare. fase dei Talking Heads?
Sì, la fase di Tolkien È incredibile. era meravigliosa perché, come dire, Che meraviglia queste contaminazioni, anche come dire, lo stupendo concerto di cui mi sfugge il nome, che mi ricordo dell'83, che è diventato un filmato, mi ha accompagnato per tantissime fasi della mia vita, anche la canzone Night Melody, che è bellissima, in cui lui si ribalta e comincia This must be the place. appunto, ti volevo dire, ma se ti dico this must be the place, tu che dici? Perché Beh, poi. c'è quella scena pazzesca in cui lui, mentre non capisci nulla, nel Quel video piano sequenza che è una ti cosa. arriva, si rivolta e tu dici: ma questo che Wow! sta facendo? Ma è la stessa Incredibile. cosa. Adesso, Strepitosa quella scena, se strepitosa. uno dovesse dire di Napoli, no? Se ci pensi, io sono del 62 e io mi ricordo una cosa incredibile. Ora Simona è più piccola, del 71, secondo me andava ancora alle medie. Oh, queste robe qui. Ma io stavo i primi 2 anni di università e mi ricordo questo gruppo di giovani miei compagni del liceo Umberto che nei quartieri spagnoli completamente occupati da pali e tubi innocenti. Una sera d'estate bellissima e inebriante con tanti ragazzi, assistiamo alla prima di Tango Glaciale, che era uno dei più belli spettacoli di questo Mario gruppo, Martone. Falso Movimento, con la Falso regia di Movimento. Mario Martone, con Andrea Renzi, Licia Maietta, Thomas Arana, che hanno in qualche modo rappresentato la casa napoletana, la casa. L'archetipo della casa e noi io ero ipnotizzato perché entravo lì dentro e tu avevi le scenografie di Lino Fiorito bellissime, che erano proiezioni. Questi qui che correvano da una parte all'altra, scendevano, uscivano dalla cucina fino a uno pseudo giardino, poi rientravano. Avevi il senso della casa come promenade architecturale, che era veramente, come dire, potente e interessante. Io di questa cosa me la sono portata a casa. Rubino, ci stai facendo sognare, bisogna fare un webinar solo su questo. Questo Napoli Proprio dell'83, vabbè, molto lo bello. chiameremo Napoli dell'83, no, Ma veramente. quel periodo lì, fine anni 70, inizio anni 80, a Napoli è successo veramente Beh, qualcosa c'era di meglio. Era, eccezionale. io ricordo di aver rotto le balle a mio padre, poveraccio, che sopportato, come era, lui era amico di, molto amico di Lucio Amelio, e Lucio gli ho Amelio. rotto le balle per dire: guarda, per favore, siccome Amelio ogni tanto quando aveva bisogno di soldi lo chiamava e diceva: Alfonso, guarda, faccio fare un affare, dammi 300.000 lire e ti faccio comprare una cartolina di Boys. E quindi mio padre andava lì e diceva: io, guarda, visto che ti ha fatto comprare più cartoline di Boys di un esercito, e visto che adesso Boys è a Napoli perché monta Palazzo Regale, pregalo di prendermi tra quelli che fanno gli scaricatori dell'imballo e che lo aiutano a montare questa mostra, perché io volevo Certo. conoscerlo a tutti i costi. E per cui, insieme a Sergio Fermariello e a tanti altri giovani artisti della Galleria Amelio, montammo Palazzo Regale con la figlia di Boys, che era uno sciamano straordinario, un uomo di un carisma incredibile. Anche quello è impressionante, come Byrne aveva la faccia di un bambino, aveva 66 anni e la faccia di un bambino. Era impressionante, veramente impressionante. Allora, Silvano, grazie. Voi avete qualcosa da aggiungere a queste bellissime immagini? Io comunque vi Sì, sto facendo sicuramente, vivere questa grazie. cosa in movimento che voi non state No, apprezzando. no, la stiamo apprezzando, Tutti i Simone, molto tazzi. bella, Il giro molto bella. italiano. Molto cinematografica, ci dà dinamismo, a questa Quasi di actress. un video. Vabbè. Grazie, dicevi? Grazie. Niente, io avevo portato un libro, manco a farla apposta abbiamo parlato del coraggio di cambiare, del coraggio di rischiare e ho portato questo libro di Chiara Gamberale per 10 minuti, che praticamente è la storia di una ragazza
di una giovane donna che si trova in uno di quei periodi un po' di brutti della tua vita dove cambi marito, casa, lavoro, eccetera, e cade in depressione, e uno psicologo la cura con questo rimedio che secondo me, insomma, è un rimedio alla portata di tutti e funziona. Per 10 minuti al giorno, per un mese, bisogna provare a fare una cosa che non si è mai fatta prima. E questo perché per dare il cambiamento ha bisogno dell'abitudine a tirare fuori il coraggio di cambiare. Ed è una bella, secondo me, una bella ricetta, un bello spunto, perché anche perché, insomma, a parte le vicende personali, però, di ognuno, insomma, però viviamo un momento di grandi cambiamenti epocali e molte persone sono un attimino spiazzate davanti a questi cambiamenti e spaventate. Quindi magari po possono provare ad allenarsi con questo sistema. Un mese di cambiamenti, cioè di cose nuove, ogni di 10 minuti di Questo cose sì, più che nuove. consiglio per la mente è esercizio per la mente. Esercizio per la mente, perfetto, perfetto. Silvano, tu? Vogliamo chiedere a Simona se ci consiglia qualcosa anche lei? Pure. Un libro? Pure. Aiuto. Un Allora, ho visto disco? che... No, un libro che Un mi è libro. piaciuto moltissimo. Sì. E che ha fatto fare anche una tesi di laurea, Palazzo Yacoubian. Ed è molto bello, a parte che è un romanzo bellissimo, ma è anche molto interessante per gli architetti, perché appunto è tutta la vita che si svolge in questo condominio, con varie storie che si intrecciano, e con questa gerarchia dei piani, dove, un po' come un Alla bar, dove ci Sciovani. sono queste... Sì, che è un dentista. Che scrive dei libri che sono sempre dei grandi successi. Quindi quello lo consiglio, è veramente Bene. molto, molto bello e molto interessante. Grazie. Grazie Bene. Simona. Silvano, Grazie Simona. grazie a voi. No, grazie a Prima voi. Di di Comunque stanno venire. arrivando dei commenti bellissimi, per tutti. Diciamo che tutti chiuderanno questo webinar sulle note di, sapete, di Psycho Killer Psycho Killer. Psycho Psycho Killer, sicuramente. Da quando l'ha menzionato io ma sono qui che parlo intanto. ci abbiamo il basso di Tina Weymouth in testa, che poi è il primo pezzo del primo disco dei Talking Heads, cioè loro hanno esordito con quel pezzo che, ragazzi, Che è incredibile, è una una cosa cosa, che cioè erano poi odia. esordienti, ma una Sì. cosa. Però questa cosa, voglio fare un'altra provocazione a Cherubino, questa passione per i Talking Heads mi rimanda a Sorrentino e inevitabilmente anche a Jeff Gambardella. Ma come l'hai vissuta tu questa vicenda? Questa Ma dunque, ispirazione che Sorrentino ha avuto. No, vabbè, noi siamo amici perché, diciamo, adesso francamente è molto difficile vedere Sorrentino perché è Immagino. super impegnato, però ogni tanto capita che ci scriviamo, che riusciamo a mandarci qualche veloce. Dovevamo vederci quest'estate quando stava girando a Napoli, però è stato impossibile perché io ero da una parte, poi lui aveva girato in costiera, insomma, non siamo riusciti a beccarci, per cui è veramente complesso per tutti gli impegni che lui ha in questo momento, perché chiaramente è una figura ormai strafamosa. Però, come dire, ricordo quando io l'ho conosciuto perché lui è il compagno di Daniela D'Antonio, che è una carissima amica di mia moglie, Simona, e praticamente Simona me l'ha presentato come compagno di Daniela. E poi ci siamo stati subito molto simpatici quando loro erano a Capri, scusatemi, a Napoli. Ma infatti David Byrne me l'ha fatto conoscere Paolo Sorrentino, perché eravamo di ritorno dal mare a Capri, vestiti come dei fetenti, eccetera, eccetera. Lui ci aveva accompagnato alle conversazioni di tragare e poi ha detto: "No, io non vengo a cena se non vengono sti miei amici". E noi ci siamo trovati con Byrne e con altra gente super famosa in questa situazione anche molto, molto divertente e molto inusitata per noi. Come per esempio poi per la grande bellezza a Cannes, di cui parliamo tra un minuto.
No, in sintesi, eravamo molto amici, ci siamo sempre visti, siamo andati... un altro aneddoto divertentissimo, quando lui ha fatto 10 anni fa, 40 anni, ci ha invitato alla sua festa e io e Simone eravamo gli unici non famosi alla festa di Sorrentino, dove tutti quanti erano, e tutti si chiedevano chi erano questi due. Però io e lei ridevamo tanto, perché dicevamo, ma si creerà una leggenda, verso, perché erano tutti, non so, da Occhi Pinti, Lagolino, Mirzì, più bla bla, non so che cosa. A un certo punto vedo un tizio che viene vicino e mi parla, più o meno mio coetaneo, insomma, gentile. Quindi, no, sai, sono tu che fai? Faccio l'architetto. No? Io sono stato un po' tagliato fuori da una serie di cose, adesso sto riprendendo i contatti col mondo. Quindi, cioè, vabbè, così chiacchieriamo del più e del meno, come si fa una festa bevendo una cosa. Poi viene uno, un signore più grande, e mi dice, ma quello era Morandini? E io gli dico, ma veramente Morandini non è morto? Non è quello lì che ha fatto... No, 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 ma tu forse non hai capito che quello è il figlio di Morandini ed è appena uscito di galera dopo aver fatto non so quanti anni perché aveva ammazzato Bachelet. Faceva parte del comando dei brigatisti. Allora io sfottevo Sorrentino dicendo, a casa tua ci sono artisti, registi, comunisti, brigatisti. Vabbè, quindi avevamo questo scherzo. E quando poi lui era a Napoli aveva fatto tutti questi bellissimi film iniziali, mi pare fino alle conseguenze dell'amore, che avevamo visto insieme, eccetera. Poi andando a Roma, ogni tanto andavamo a trovarlo. Una volta io non potevo perché ero in un viaggio di lavoro, Simone è andata portandogli le solite pizzette di moccia, che per i napoletani sono una specie di droga, perché noi portiamo sempre i nostri amici quando da Napoli andiamo, tipo quelli che vanno dal paese con la gallina spennata e ci presentiamo con la pizzetta di moccia. Lui ha detto, Simona, ma tu hai capito che l'ego di tuo marito, se non ce ne fosse bisogno, crescerà a dismisura, perché il prossimo personaggio è un personaggio del protagonista del mio film, è ispirato a tuo marito, ma solo per il look, perché poi io gli voglio bene, è un personaggio orribile quello che io sto descrivendo, però è molto simile a tuo marito per il modo di vestire e quindi praticamente lui si divertirà molto di questa cosa. Volevo addirittura chiamarlo Cherubino Gambardella, però per non creargli problemi, perché quello fa il professore universitario e non volevo metterlo in difficoltà, ho chiamato Geppino detto Jepp. E quindi poi chiaramente quando è uscito il film ci ha invitato alla proiezione a Cannes, dove abbiamo assistito a questa proiezione con Nicole Kidman, tutte queste cose, cioè molto divertente. Jet set. Sì, e al ritorno all'aeroporto c'erano tutti questi attori del set, da Tony Servillo, la costumista, la Piera degli Esposti, la Feli, eccetera. La costumista specialmente, siccome avevo una giacca, non faceva altro che toccarmi sta giacca. Io ho passato un anno a studiare tutte le sue conferenze su YouTube, tutte le sue cose, eccetera, perché volevo capire i suoi vestiti come erano fatti. Ah, finalmente posso toccare originale. E alla fine chi è il tuo sarto? Cosa? Alla fine chi è il tuo sarto? Ma io ne ho avuti tanti. Adesso ho un sarto vecchissimo, che penso che adesso andrà in pensione, che si trova a Mirabella e Clano. Avevo cominciato quando vivevo a Roma, facevo tagliare queste giacche dal vecchio Domenico Caraceni, che era molto bravo e faceva queste giacche molto belle. Però io gli rompevo un po' l'anima, perché lui lei... Smoking, no? Era famoso per i smoking, non sbaglio. Sì. Io ho un tuxedo di Domenico Caraceni, bellissimo. Scusate, ma sono le 20 e come ce n'era finito la stocca, tipo la mezzanotte. Dai, scusateci.
Allora, Chiudo. no, tutti commentano interessatissimi perché è veramente Sì. un viaggio, però volentieri organizzeremo magari dal vivo un altro Archi Spritz per parlare e continuare la nostra Ben chiacchierata. volentieri, grazie mille a voi. A presto, Chiudo grazie. Di nuovo. col mio consiglio, velocemente, Vai, Silvano. è un disco di Pino Daniele, Show, Ah, ci certo. vuole. ci vuole, che Giusto. è il live che in qualche modo racchiude il periodo, a mio avviso, il periodo d'oro di Pino Daniele, il periodo dei primi anni, dei dischi, appunto, Pino Daniele, Nero a metà, Vai Mo, Bella Ambriana, dove ha avuto la capacità, in un periodo in cui i cantautori andavano forti e il messaggio era soprattutto testuale, non tanto musicale. Pino Daniele invece ha avuto la capacità di coniugare una tradizione della musica napoletana con delle contaminazioni internazionali strepitose, perché nella sua musica c'erano gli Earth, Wind and Fire, c'erano i Weather Report, c'era John Coltrane, ed è il periodo, secondo me, di Pino Daniele più intenso, ed è quella Napoli Power di cui si parlava allora, di cui stavamo parlando prima con Cherubino, della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, dove Napoli, secondo me, dal punto di vista culturale, ha vissuto un periodo di splendore veramente Enorme, vero, verissimo. incredibile, enorme, enorme. Quindi andiamo a riascoltare Pino Daniele di quegli Architetti, anni. manca Napoli! Questa sera me l'avete fatta proprio penare. Quando mi vieni a trovare? Quando ci vieni a trovare? Appena finisce il lockdown, Non vieni. vedo l'ora, Sì, non vedo l'ora. bisogna, Napoli vale un viaggio. Lo so, l'ultima volta ero con Grazia a camminare lungomare e non vedo l'ora di tornarci. Ciao Grazie Francesco, ancora a sarà stato un tutti, piacere. allora. Grazie di nuovo, Grazie, ciao grazie. Cherubino, Grazie, ciao Simona, ciao, ciao Simo. presto. Ciao, Simo. Ciao.